Il presidente nazionale del Tribunale per i diritti del malato, Antonio Aceti, ha impiegato un'ora per visitare l'ospedale di Sapri e per comprendere che la struttura, anche se gode di ottime professionalità, dal punto di vista strutturale ed organizzativo è inefficiente e in alcuni casi pericolosa per gli utenti. Accompagnato dal segretario regionale di Cittadinanza Attiva, Ferdinando Iavarone, ha ispezionato tra gli sguardi infastiditi di alcuni dipendenti del presidio tutti i reparti e i locali adibiti per l'assistenza sanitaria. Quello che è venuto fuori è un quadro poco rassicurante. Le situazioni più allarmanti sono state riscontrate nel pronto soccorso. Il pronto soccorso che è l'anello debole, particolarmente debole, della struttura del presidio ospedaliero di Sapri. È debole innanzitutto dal punto di vista strutturale, solo 3 sedie dove poter mettere seduti i pazienti per aspettare il triage e tutte le attività. C'è diciamo un'assenza di condizionatori d'aria che in un momento particolarmente caldo come questo fanno la differenza e rendono umana diciamo l'assistenza che deve essere garantita al cittadino. Niente privacy, diceva. Nessuna privacy nelle strutture, nelle sale dove vengono visitati i pazienti, quindi uomo e donna diciamo che hanno privacy insomma lesa perché semplici tendine di separazione, stanze dove vengono trattati i codici verdi messe alla fine di un corridoio dove diciamo si rischia anche di perdersi il paziente. Una situazione scandalosa, ha detto il coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato, rispetto alla quale la nostra organizzazione intende intervenire nei confronti delle istituzioni interessate, se sarà necessario anche presso il Ministero. Ma prima di qualsiasi iniziativa, ha detto, devo verificare se veramente la direttrice sanitaria, come mi è stato riferito, ha presentato un progetto di riorganizzazione del pronto soccorso. Se è così, spingeremo affinché venga realizzato. Se del progetto non ci sono tracce, allora ci batteremo affinché il direttore sanitario Maria Ruocco venga sostituito. Perché un dirigente che tiene un ospedale nelle condizioni in cui l'abbiamo trovato e soprattutto un pronto soccorso in quelle situazioni, è evidente che non è in grado di poter gestire una struttura importante come un ospedale in cui deve essere garantita la salute pubblica. Salute, ha aggiunto, che viene messa a rischio nel reparto di radiologia. Abbiamo scoperto che per un lungo periodo, siccome l'ecografo non poteva essere utilizzato, al posto delle radiografie si facevano le TAC. Adesso l'ecografo è stato riattivato, ma siccome è molto vecchio e andrebbe sostituito, si preferisce sempre sottoporre i pazienti ad una TAC. Questo vuol dire che gli ammalati, anche bambini, vengono sottoposti a pericolose radiazioni inutilmente e solo per sopperire all'indisponibilità di un ecografo all'avanguardia. Aceti ha parlato alla stampa di altre situazioni critiche riscontrate all'interno dell'ospedale Saprese, ponendo anche in evidenza che all'interno del presidio si è ormai creata un'organizzazione che alla fine punta a favorire l'assistenza privata e non quella pubblica. Ora attende di verificare se il direttore sanitario Maria Ruocco fino ad oggi ha agito adeguatamente per tentare la risoluzione delle emergenze individuate durante il suo sopralluogo. Se così non è stato, allora come organizzazione ci mobiliteremo per chiedere la sua rimozione. Prima però, ha precisato, dobbiamo fare le dovute verifiche. Ruocco aveva garantito la sua presenza al sopralluogo del Tribunale del Malato. Qualche ora prima però ha disdetto l'appuntamento per un piccolo incidente che gli ha compromesso una gamba. Ora, sulle tematiche sollevate da Aceti, dovrà basarsi il prossimo lavoro di Cittadinanza Attiva del Golfo di Policastro, presieduta da Mario Fortunato. Aceti ha colto l'occasione per ribadire che le 3 lettere intimidatorie ricevute dal locale Tribunale del Malato non frenano l'attività dell'organizzazione sul territorio del Golfo di Policastro in difesa dei diritti dei cittadini e della salute pubblica.